300 milioni di euro per tutti i settori colpiti dall'emergenza Covid-19 in Abruzzo. È il piano illustrato dal Partito Democratico regionale, frutto di un periodo ampio di concertazione con amministratori, parti sociali, ministri ed europarlamentari. La somma arriva dalla rimodulazione di fondi europei, in particolare quello per lo sviluppo e la coesione, e rappresenta la risposta del PD alle misure varate dalla Giunta Marsiglio con la legge Cura Abruzzo. L'Europa e il governo nazionale danno la possibilità all'Abruzzo di rimodulare risorse aggiuntive per un totale di 300 milioni di euro. La differenza rispetto alle iniziative messe in campo dal governo regionale è sostanzialmente questa. Loro presentano iniziative spot, noi proponiamo un piano organico di 300 milioni di euro. Intanto per garantire ovviamente nella fase 2 tutte quelle iniziative sanitarie, dalla sanificazione, ai DPI, ai tamponi, al controllo e alla sorveglianza sanitaria. In secondo luogo, noi prevediamo misure di accesso a credito, a fondo perduto, a garanzia che si sposta a livello regionale dall'80 al 100%, all'abrogazione di tasse, per quanto riguarda questo periodo, locali, fino ad arrivare ovviamente ai settori colpiti come quello del turismo, che deve avere accesso a redditi di emergenza, all'abrogazione delle tasse locali, demaniali per quanto riguarda il balneatorio, della tassa di soggiorno, fino a toccare poi agricoltura, pesca, ovviamente le imprese, le famiglie, gli studenti e per quanto riguarda il diritto allo studio o gli affitti stessi, e toccare le zone rosse e il grande tema della connettività. L'assessore regionale Febo ed il presidente del Consiglio regionale Sospiri hanno dichiarato di voler fare ordinanze per la riapertura anticipata di settori non prevista dal governo. Ieri, ad esempio, lo ha fatto la Calabria, provvedimenti estensivi rispetto ai DPCM, un atteggiamento stigmatizzato dal PD. Il governo regionale della nostra regione si occupa di aprire vertenze politiche con il governo nazionale, insieme alle altre regioni governate in questo caso dal centrodestra, sulla spinta della Meloni e di Salvini, si piegano e aprono un dibattito, un scontro politico con il governo nazionale, governo con il quale poi dovrebbero interloquire per avere appunto le risorse che citavo poc'anzi. E poi questi governi regionali, in particolar modo il nostro e quello di Marsiglio, del presidente Romano, non si occupano di quelle che sono le competenze della regione. Mi dovrebbe dire perché, per esempio, migliaia di lavoratori in cassa integrazione in deroga in Regione Abruzzo non hanno un euro per colpa della regione, perché del bonus famiglie che hanno annunciato alla fine sono arrivate sui 365.000 nuclei familiari solo a 3.000. Su questi siamo tra gli ultimi nel paese. Poi per quanto riguarda invece gli effetti della propaganda politica sono tutti rivolti allo scontro politico con il governo Conte. Secondo me è molto debole questa tattica e questa procedura.